si va in scena per una delle recite più attese. Palcoscenico nuovo di Zecca, tavole rosso fiammante, la ricerca della grande impresa contro la rivale per eccellenza. Virtus Olimpia, sfida numero 170 fra le franchigie più blasonate d'Italia, 42 scudetti in due, e un crocevia per entrambe. Milano, che sembra aver trovato la continuità dopo la figuraccia in Coppa Italia con 5 brillantissime vittorie in fila fra campionato ed Eurolega. La Segafredo le prese con la sua voglia di volare, vista anche a Sassari e Venezia, dove è mancato solo un ultimo passo. La partita delle partite, anche per Ale Gentile, recuperato dall'infortunio ai flessori, per trovarsi di fronte il suo passato recente più importante. Sono fermo da una decina di giorni, non è tantissimo, però ci vorrà del tempo chiaramente per riprendere il ritmo partita. Arriva a Milano, per te non è una partita mai normale? No, è una partita importante, una partita che vogliamo vincere, che vogliamo giocare bene davanti ai nostri tifosi. Non ha altri significati. Milano è un'avversaria come le altre, quindi dobbiamo andare in campo e conosciamo il valore degli avversari, sappiamo quello che dobbiamo fare per provare a metterli in difficoltà. Arrivano forse nel loro momento migliore, però anche voi a Venezia avete dimostrato di essere cresciuti tanto. Sì, è chiaro che Milano ha sempre tanta pressione addosso di dover vincere tutte le partite, quindi hanno fatto delle belle vittorie nell'ultimo periodo dopo la Coppa Italia, quindi sicuramente arriveranno preparati. Cosa vi servirà per vincere questa partita? Sicuramente essere consistenti 40 minuti e cercare di limitare il loro talento offensivo e essere bravi a lavorare anche sotto canestro. Hanno due centri molto bravi, soprattutto nei rimbalzi d'attacco, quello può essere un aspetto importante.